Popolo del Tubo, oggi siamo su un grande classico del 2006, parlo di Warhammer Mark of Chaos. Un titolo diciamo strategico, stile un po' la Total War, ma prima di iniziare non posso non farvi vedere il video iniziale che è veramente figo. Ce lo gustiamo perché l'ho sempre adorato questo video, infatti più volte l'ho visto prima di iniziare a giocare. It has been a long and bloody Warhammer journey Mark for of the Chaos Empire. cosa vuole proporci? Vuole proporci in The poche Empire has parole claimed in una control, versione the peace that so many virtuale, Terrans have quindi eyes for has not settled on the da land. videogioco The su Hordes of computer, Chaos quello che è have sempre stato un numerous gioco da and tavola, con le continue to miniature feed che si on the wounds dipingevano. of the Ecco. Empire. Vicious La parte warriors però rolled around medievale, non terrible, quella raid isolated farms, dei gutted villages. marine super Today, corazzati che veteran possiamo warriors ricordare per rule as esempio patrol nelle ultime warriors, versioni di Warhammer, ever vigilant against quelle unmolested Warhammer lands, 40.000 per impeding esempio. Ecco, quelle routine sono le ultime, patrols. questa qui è un po' vecchiotta, è ambientata in un medioevo fantasy, diciamo. Ma adesso gustiamoci in religioso silenzio questo video che è veramente veramente figo. Eh sì ragazzi, questo qui era il video introduttivo di Warhammer Mark of Chaos. Un titolo, come dicevo prima, molto vecchio, del 2006, ma cioè volevo fare un gameplay, cioè adesso che ormai da un bel po' ho iniziato a fare gameplay, ho detto perché no? Perché non fare un gameplay di questo titolo che comunque mi è piaciuto parecchio? Allora, adesso vi farò vedere il gioco di per sé. Da non molto ho finito la campagna, diciamo, dei buoni, quella a sinistra, dell'impero. E quindi ho voglia di farvi vedere, perché no, la campagna. Aia, il telefono. A fra poco. Eccomi qui di nuovo fra di voi. E vabbè, purtroppo ci sono questi inconvenienti e che devo fare? Comunque sia, riprendiamo a noi. Come dicevo, abbiamo due campagne, quella dell'impero e quella del caos. Quella dell'impero l'ho già finita e voglio vedere qualcosa di nuovo che non ho mai visto. E quindi inizieremo insieme il primo capitolo, anzi, primo capitolo, un parolone, non tutto. Un pezzettino del primo capitolo dell'Orda del Caos. Vai!
Capitolo 1, il vero, il volere degli dèi. Sì, saltiamo qui che non ce ne frega. C'è il filmato introduttivo. Eccolo qua, il nostro campione. Vabbè, sì, se andiamo al sodo. Purtroppo questo è un gioco vecchio, i sottotitoli in italiano me li levano, i filmati non so perché. Vabbè, chi se ne frega. Almeno durante le partite i sottotitoli ci sono, quindi mi accontento. Onora gli dèi. Ok. Ce la facciamo? Eccoci qua. Come dicevo, questo gioco è molto simile a un Total War, perché è tutto incentrato sulle guerre, non bisogna costruire accampamenti e cose varie. E ovviamente si può fare questa cosa simpatica, lo zoom, come nei Total War, dove siete bene il vostro campione o esercito. Non si tratta di un Total War, ovviamente, parliamo di un Warhammer, ma il sistema è molto simile. E ora attacchiamo questi due stronzi. Gustiamoci la loro disfatta. Fuori uno. This is no fight. Make the most of these last moments of your lives. Andiamo avanti. Qui possiamo gustarci in tutta la sua bellezza il nostro campione bello cazzuto. Per il suo tempo ha una grafica molto bella questo gioco. Ora è un po' vecchiotto, ma secondo me se la cava ancora bene, dai. Questo è il primo livello del primo capitolo, quindi non ci aspettiamo chissà che cosa. La cosa che non mi fa impazzire di questo gioco è la sua lentezza. È molto molto lento, eh. Infatti ci sono delle missioni, per avanzare ci ho messo veramente tanto. Ah, abbiamo trovato qualcuno che ci aiuterà. Collaboriamo con quelli, va. Fai così. Siamo un potere, va. Truly chosen by the gods. We will eagerly follow you to greater glory. Ah, vi siete uniti a me, che carini. Eccoci qua. Ah, prendiamo un oggettino che può essere utile. Questa è una pozione. Ok, ci sta. Ah, di qua. Andiamo per di qua. Scappa, scappa, vigliacco. Ecco qui che l'esercito inizia a prendere forma. Una cosa bella di questi giochi, come dei Total War, che gli eserciti sono veramente grossi, eh. Quindi si possono comandare parecchi, parecchi uomini. Poi, in questa prima missione di questo capitolo, non credo che vedremo eserciti molto massicci. Però è per darvi l'idea che ne potete usare veramente tanti, eh. Cioè, guardate, allora, guardate questo gruppo e quest'altro gruppo. Poi immaginatevi questi due gruppi e moltiplicati, boh, per 5, per 6, anche per 10. Sono tanti, capito? Dov'è il nemico che manco lo vedo? Vai. Pam. Purtroppo i colpi colpiscono anche i compagni, quindi bisogna stare attenti. Soprattutto con le armi d'assedio, eh. Che le armi d'assedio possono essere utili, ma allo stesso tempo possono fotterti se non le sai usare bene. Perché comunque colpendo anche i compagni ti mettono in una situazione davvero sgradevole. E poi ti ritrovi i tuoi compagni morti, il nemico ti attacca e ovviamente le armi d'assedio fine a se stesse non possono fare molto contro i soldati. Ma prima ho fatto la missione del capitolo finale dei buoni, che
veramente una battaglia epica. Messo i vari arcieri sopra le mura, i soldati invece di lasciarli dentro il castello li ho messi tutti fuori, l'armeria pesante. E poi ho preso le varie armi d'assedio, che le ho utilizzate per attaccare i vari nemici che si avvicinavano. Quindi che cosa succedeva? Arrivavano i nemici, si trovavano le armi d'assedio che intanto gli davano un accenno della mia potenza, poi si avvicinavano di più e si beccavano le frecce da dietro, e poi da davanti tutti i vari soldati che avevo piazzato frontali. La strategia migliore, cioè me ne sono proprio fregato di lasciare tutti dentro, perché tanto che stavano a fare dentro il castello ad aspettare di morire. Non importa quanti arrivavano, ma ho reso al suolo veramente tutti. È stato uno scontro molto bello. Sono dei pezzi in questo gioco che i combattimenti sono veramente divertenti. Ricordo anche di un'altra missione dove ero in una cripta che dovevo uccidere un vampiro, che niente, questo qui non moriva mai. Perché? Perché il segreto per ucciderlo, qui sto spoilerando, quindi state attenti perché arriva uno spoiler, e per farlo fuori bisognava distruggere la sua tomba. Finché non si distruggeva la sua tomba, questo bastardo continuava ad apparire fino alla fine, insomma, che non riusciva a farvi fuori. Eccone altri. Ah, abbiamo anche il vecchietto dentro. Vai con la super mossa. Pam! Ah, piano piano sta creando un esercito gradevole. Come prima missione non è male, molto carina. Io arrivo verso la fine e spunta anche un castello, che ne sai? Stiamo a vedere. Eccone altri. Ma dove andate? Dove volete andare, bastardi? The men of the Empire will pay in blood. Their weak god cannot help them now. Mi sistemo io di vermi. Vai, ora tocca a questi. Beh, ovviamente è logico, dei fucilieri contro combattenti con le spade o con le asce non c'è speranza. Dovrebbero coprirli con dei guerrieri davanti, ma il computer, come sempre, è un ragazzo molto speciale sulla sedia a rotelle e si comporta come tale. Stiamo giocando a normale poi, nemmeno a dire facile. Vai, facciamone un'altra. Pam! Ecco che si ritirano. Non te lo permetto. Muori. Dobbiamo far fuori anche questi. Ah, qui c'è dell'oro. Oh. Aspetta. Durante il percorso troverete delle risorse. Vi consiglio di prenderle, perché tutte le risorse potete sia usarle durante la missione che, nel caso dell'oro, utilizzarle poi nella mappa principale per comprare o potenziare il vostro esercito. È un gioco molto basilare, l'importante è avere sempre un esercito massiccio. Poi per il resto, beh, certo, bisogna avere anche una certa tattica, altrimenti non importa l'esercito che avete, vi fanno il culo. Ah, eccola qui, la nostra bene amata vittoria. Hai vinto. E vai. Punteggio. Minchia. Guarda che punteggio. Sradicati proprio. Ecco qui la mappa principale dove ci sarà tutto. Dove ci sarà tutto lo svolgersi dei capitoli. Questo è il primo capitolo. E nel primo capitolo c'è questa mappa. Ogni capitolo ha una mappa diversa. Più o meno sempre fatta così, ma con percorsi differenti.
e dovrete muovere il vostro campione. Ecco, adesso ce ne andiamo qui dove c'è il campo base. Vabbè, sì, tutto molto interessante. Nel campo base potete intanto rafforzare i vostri uomini e quindi prendere quelli che avete perso. Ovviamente anche in base alle risorse che avete, ognuno ha un prezzo. Qui dovrebbero essere i potenziamenti. Qui aggiungere altri uomini, altri soldati che si aggiungeranno all'unità, quindi facendo così, molto semplice. E infine avete questa parte con altri oggetti alchimisti dell'alchimista, con poteri curativi, poteri, fiale, oggetti vari. E poi proseguendo, come vedete, i simboli rossi e dove ci saranno le varie battaglie. Qui immagino che ci sarà un altro fuoco di guerra. Vediamo se ho indovinato. Esattamente, facendo combattimento, dopo aver predisposto i soldati in questa maniera, farete combattimento e si partirà con la guerra. Ovviamente adesso non mi interessa. Facciamo ritirata. Ecco, qui ritirata, torna indietro, quindi non lo finirete mai se fate ritirata ogni volta. Poi il salvataggio è continuo. Qui sono tutti i miei salvataggi della partita precedente, dei buoni, e niente, per il resto insomma è quello che avete visto. Ecco, per il resto è quello che avete visto. Questo qui è Warhammer Mark of Chaos. Che dire, il gioco è ultra consigliato. Tra l'altro c'è anche la modalità multiplayer, quindi se i server non sono attivi, magari con qualche programma, server privati, potete giocare insieme ai vostri amici. È un bel gioco, secondo me è un bel gioco, anche se vecchiotto, e perché no? Gli amanti del genere lo straconsiglio. Direi che dopo questo piccolo regalino di questo gioco un po' vecchiotto, possiamo fermarci qui. Dal vostro light è tutto. Fanculo, stronzi!